Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale dedicata ovviamente interamente all'emergenza coronavirus. In apertura andiamo a Teramo dove la ASL ha disposto che da questa mattina vengano eseguiti i tamponi a tutti i dipendenti e a tutti coloro che lavorano per l'azienda sanitaria teramana. Inoltre, dopo il contagio che si è verificato in alcuni reparti del Mazzini, si sta già procedendo ad una profonda sanificazione dei locali. Direttore generale Maurizio Di Giosia intende rispondere con i fatti e non con le parole alle critiche mosse dal sindaco Gian Guido d'Alberto sulla gestione sanitaria della ASL contro il coronavirus. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ora a spaventare sono i contagi in aumento tra medici e infermieri in alcuni reparti del Mazzini di Teramo. Ad essere colpiti sono stati soprattutto l'oncologia e la medicina. Tutti gli operatori sanitari e non sanitari che lavorano nel nosocomio teramano chiedono maggiori tutele. L'ASL corre ai ripari con precauzioni sempre più stringenti. Da oggi tamponi per tutti coloro che operano nell'azienda sanitaria di Teramo e sanificazione dei reparti contagiati del Mazzini. All'ospedale Mazzini è veramente emergenza per contagi tra il personale sanitario? Com'è la situazione, direttore, al nosocomio teramano e soprattutto quali decisioni state prendendo? L'ospedale Mazzini non è emergenza, l'ospedale Mazzini funziona. Abbiamo avuto un problema che tutti ben sapete, è partito dall'oncologia dal 3 marzo e purtroppo ha coinvolto alcuni reparti. Stiamo adesso lavorando per definire il tutto, abbiamo fatto tamponi a tutti il personale, come lo faremo anche a tutti gli altri persone dipendenti dell'azienda e anche tutti coloro che ruotano intorno all'azienda, che entrano negli ospedali. Ci stiamo attivando soprattutto per vedere dove mettere i malati che sono risultati positivi e quindi una volta definito, spostato tutto, faremo una bonifica complessiva e ripristineremo tutto l'ospedale. Ma l'ospedale sta funzionando, solo in alcuni reparti è compromessa la medicina che è blindata e l'oncologia. Stiamo facendo i day hospital, li stiamo facendo tutti oncologici, quindi l'azienda sta lavorando e sta dando il meglio. Il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, continua a criticare fortemente la gestione sanitaria dell'ASL Teramana in questa emergenza. Alle accuse replica ancora il direttore generale Maurizio Di Giosia. Non rispondo al sindaco D'Alberto, il sindaco D'Alberto è un sindaco, fa la sua politica, deve fare le sue dichiarazioni politiche, noi invece rispondiamo con i fatti, con la cura dei cittadini e io devo rispondere soltanto al presidente Marsiglio, al mio presidente regionale e al mio assessore Verì. Loro sono i miei responsabili, io rispondo a loro, per il resto devo far solo bene per il mio territorio, ci stiamo mettendo tutta la faccia, lavorando dalla mattina alla sera qui dentro, mettendoci il cuore perché siamo di qua, l'equipe tutto di Teramo, abbiamo un'unità di crisi di persone competenti, che è un'unità di crisi che sta gestendo tutta l'emergenza. Abbiamo dovuto in pochissimo trasformare una gestione, quello che era una gestione di una rete ospedaliera ordinaria, in una gestione di una rete emergenziale. Estenderete anche tutele, tamponi al personale sanitario delle case di riposo teramane? Possiamo gestire, quelli ci dovrebbero richiedere espressamente i responsabili, se loro chiederanno tamponi noi andremo a fare i tamponi a tutti coloro che hanno queste caratteristiche, noi dobbiamo salvaguardare, io devo in questo momento salvaguardare il mio personale che sta dando anima e cuore per lavorare. E noi tra poco saremo in diretta proprio con il sindaco di Teramo Gian Guido d'Alberto. Nel frattempo, in relazione a questa situazione, vediamo anche questa risposta ai sindaci di Giulianova e Teramo da parte del direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maria Mattucci, che risponde ai due primi cittadini, chiamandoli proprio per nome, sindaco Costantini e sindaco d'Alberto. A questo punto della carriera non ho niente da perdere, tantomeno da chiedere. Sono stata delegata dall'unità di crisi e dal direttore generale che mi ha fortemente voluto in questo a seguire l'ospedale Covid di Atri. Poi scendiamo, se scendiamo nella dichiarazione lunga, dice: ho rammarico per il personale di oncologia e soprattutto per i pazienti di oncologia dell'ospedale Mazzini e sto aspettando dal capo dipartimento, il dottor Carlo Dugo, di conoscere quali protocolli siano stati adottati e come, se sono state rispettate le misure di sicurezza obbligatorie anche nelle riunioni interdisciplinari tra sanitari. All'ospedale Mazzini di Teramo c'è ovviamente anche un direttore sanitario preposto
all'organizzazione del presidio stesso, che è coordinatore degli altri tre presidi, e del dottor Pietro Romualdi. Ricordo che non lavoriamo come degli sciocchi, senza avere un'organizzazione. C'è l'unità di crisi e l'emergenza ha trovato nell'ospedale Covid di Atri un piano specifico che è unico. Sindaco Costantini e sindaco D'Alberto, non mi posso permettere dispendi di energie perché devo lavorare. Dove sono? A lavoro, appunto, e sono nota per rispondere al telefono a tutti. I medici che mi dite raccontano a voi sindaci, invece che a noi sanitari, le difficoltà, campando pretesto di avere paura di me, mi fanno fare finalmente un sorriso. Auguro a voi sindaci di avere la coscienza pulita come ce l'ho io. In giornate di dolore e fatica aiuta molto, sapete. Insomma, una nota durissima. E allora andiamo proprio a Teramo, dove vedo Paolo Renzetti in compagnia del primo cittadino Gianguido D'Alberto. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche al sindaco D'Alberto. Insomma, ci sono state delle risposte molto dure sia da parte del direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giusia, sia da parte del direttore sanitario Maria Mattucci, su quella che è una questione molto spinosa, che sono quelle dei contagi all'interno dell'ospedale Mazzini di Teramo, soprattutto dei sanitari. A ieri, dati di ieri, bollettino della ASL, erano 40, in attesa di ulteriori risultati che speriamo non ce ne siano più. Paolo. Sì, grazie Jacopo, buongiorno, buon pomeriggio ovviamente a chi ci segue da casa. Siamo a Teramo, siamo a Palazzo di Città e ringraziamo davvero di cuore il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno sindaco e grazie. Buongiorno. Grazie, perché davvero queste sono ore di gran lavoro per lei, di gran lavoro qui a Teramo, per quella che è diventata l'emergenza nell'emergenza, ovvero il caso del Mazzini di Teramo, come diceva anche il collega Jacopo Forcella da studio. 40 tra medici, sanitari, infermieri del Mazzini sono risultati positivi. C'è una difficoltà oggettiva nel nosocomio di Teramo, però l'ASL di Teramo, abbiamo appena visto, ascoltato il servizio di Tania Bonnici Castelli, i vertici dell'azienda sanitaria teramana difendono il loro lavoro e dicono che si sta lavorando e si sta facendo il possibile, e c'è stata una risposta proprio del direttore generale Di Giusia nei suoi confronti del sindaco di Teramo. Lei cosa risponde? Ma intanto col direttore Di Giusia ci sentiamo quotidianamente. Che l'ASL stia lavorando, non ho su questo fatto non ho assolutamente alcun dubbio. Il problema è l'allarme che abbiamo lanciato da giorni in relazione alla situazione del Mazzini, che covava, e chi doveva prevedere? Evidentemente non ha previsto, non è intervenuto nelle forme sanitarie richieste attraverso protocolli sanitari efficaci. Ci siamo trovati in una situazione che si doveva evitare perché lo stato del Mazzini è uno stato fortemente preoccupante. I numeri che sono venuti fuori ieri dovranno adesso essere integrati e completati dagli ulteriori tamponi che sono stati fatti, quindi sono ancora incompleti. Noi avevamo chiesto da giorni lo svolgimento di tamponi a tutto il personale sanitario, a chiunque graviti all'interno dei presidi ospedalieri. Il Mazzini deve essere preservato e tutelato come ospedale multispecialistico a tutela di tutta la provincia, e così doveva essere. Evidentemente, ma lo hanno ammesso anche loro, qualcosa non ha funzionato, e non ha funzionato sotto l'aspetto sanitario, sotto l'aspetto della gestione sanitaria, perché la direzione sanitaria, la guida sanitaria evidentemente non è stata in grado di affrontare, di prevenire meglio quello che poi è successo e si è verificato attraverso una serie di previsioni di protocolli sanitari che mettessero in sicurezza la gestione all'interno dei presidi ospedalieri. E si è verificata una cosa che in realtà non doveva verificarsi. Sa qual è il paradosso? Perché si dice guardate, ma queste sono cose che si stanno verificando su tutto il territorio nazionale, tutti gli ospedali. È vero che anche altri ospedali sono andati in affanno, in difficoltà, e sono stati toccati. Il problema è che parliamo di realtà nelle quali già fuori dall'ospedale c'era una situazione comunque di un contagio diffuso. Qui il paradosso è che abbiamo una situazione al di fuori controllata, sotto controllo, e il problema si è verificato, si è posto, si è concentrato all'interno dei presidi ospedalieri, ovvero nei baluardi, in quelli che dovevano essere i luoghi e dovrebbero essere, ma torneranno ad essere, perché io di questo sono certo, i presidi fondamentali per poter uscire fuori da questa situazione e vincere questa sfida epocale. Questo non ha funzionato, la situazione adesso rischia di sfuggire
di mano. Siamo ancora in tempo, l'ASL sta cercando di intervenire, ma io torno a ribadire che con la gestione sanitaria ordinaria e senza una guida straordinaria per affrontare questa emergenza, siamo preoccupati, la vediamo dura, ecco perché torniamo a chiedere quello che stiamo chiedendo ormai da giorni, cioè di affrontare la situazione in modo straordinario attraverso una figura che sia in grado di dare una guida e una direzione diversa rispetto a quella che è stata data finora. Rafforzare, utilizziamo questo termine, rafforzare attraverso competenze e professionalità adeguate all'emergenza e alla straordinarietà che stiamo vivendo la situazione che purtroppo tutto il territorio della nostra sta affrontando. Non è polemica politica o strumentalizzazione politica, francamente si deve capire la differenza dei ruoli e la funzione che ciascuno svolge. Io parlo in qualità di autorità sanitaria cittadina, prima autorità sanitaria cittadina, e ho il dovere di farlo, oltre che di presidente del comitato ristretto dei sindaci, nell'interesse di tutto il territorio provinciale, ma a prescindere da questo non c'è alcun obiettivo politico, nessuna finalità politica nell'azione. Ecco perché è incomprensibile quello che viene detto da alcune forze politiche che hanno sì lì innalzato il muro politico rispetto a una situazione che è invece la priorità per la tutela della salute dei nostri cittadini, e torneremo a ribadirlo con forza in ogni occasione. L'ospedale Mazzini di Teramo in questa fase deve essere sanificato, blindato attraverso la prosecuzione dei tamponi a tutto il personale sanitario, che va ringraziato perché ha lavorato in questi giorni in situazioni di straordinaria difficoltà, senza questi protocolli, senza le protezioni, e una volta fatta questa fotografia puntuale della situazione, riprendere un'attività ordinaria che è quella di ospedale multispecialistico, che ha un'altra funzione rispetto a quella del Covid, dentro il quale ci sono le malattie infettive che stanno facendo già dall'inizio dell'emergenza il loro dovere. Lei ha chiesto, Sindaco, proprio nelle ultime ore, ne parlava qualche istante fa, di individuare una figura super partes che possa gestire questa emergenza, una sorta di risk manager, se così possiamo dire, ma proprio sulla sua proposta, per esempio ieri ai nostri microfoni il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha detto: non è il momento di fare nomine, non c'è tempo per fare nomine, non c'è tempo per pensare a queste cose, bisogna pensare solo a lavorare, e devono anche i sindaci devono pensare a lavorare. Che lo dica il presidente Di Bonaventura, che è anche un sindaco, riferito ai sindaci, quando sa benissimo che come lui, il sottoscritto, ma tutti i sindaci del territorio sono in prima linea in questo momento e stiamo lavorando. Qui non stiamo parlando di nomine. Forse il presidente Di Bonaventura, se deve riferirsi a nomine, deve rivolgere le attenzioni e gli sguardi altrove, ma non è un momento di fare polemica, anche perché con Diego lavoriamo quotidianamente sul fronte, quindi non stiamo parlando di una nomina politica, stiamo parlando di una valutazione della straordinarietà dell'emergenza che deve essere affrontata con figure adeguate di guida e direzione sanitaria, se vogliamo uscire da questa situazione che è di emergenza, che possiamo riprendere, che però ci deve portare ad una programmazione dell'emergenza, perché non finirà ora, non finirà nei prossimi giorni. Abbiamo bisogno di una figura sanitaria competente, adeguata, che coadiuvi una direzione generale, quindi non di una nomina politica, anzi deve essere totalmente al di fuori di logiche politiche. Se devono essere spese risorse umane e finanziarie, che le si spendano e le si utilizzino per questo, al di fuori di valutazioni di carattere politico. Non è questa la direzione verso la quale dobbiamo andare, oppure non è questo il linguaggio che stiamo parlando, è altro, e se non lo si comprende è grave. Quindi il linguaggio è altro, e il linguaggio è finalizzato alla tutela del diritto alla salute dei cittadini. E anche quando il direttore generale, che ho ascoltato, dice che deve rispondere solo esclusivamente al presidente Marsilio, assessore Veri, così non è, perché deve rispondere a tutti i cittadini e al diritto alla salute di tutti i cittadini, oltre che alle autorità sanitarie, le prime autorità sanitarie locali, che sono i sindaci nel dialogo. Ma l'obiettivo sono i cittadini e il loro diritto alla salute, non il referente politico che ti nomina. A proposito di quello che diceva il direttore generale di Giosia, lei si è sentito in queste ultimissime ore, già in questi ultimissimi minuti, con il presidente Marsilio e con l'assessore regionale Nicoletta Verì?
Nelle ultimissime ore no, ma insomma sono giorni che ci sentiamo, ma c'è un dialogo istituzionale, non politico, ecco perché devono stare fuori le questioni di carattere politico. Pensare che le uscite, le dichiarazioni, le prese di posizione da parte delle istituzioni siano politicamente finalizzate a qualcosa, orientate politicamente, assolutamente no, la finalità è solo ed esclusivamente il bene della nostra comunità. Con il direttore di Giosia lavoriamo in collaborazione dall'inizio di questa emergenza e continueremo a farlo. Dopodiché, se ritiene di non accogliere delle proposte, delle segnalazioni che non vengono dal sottoscritto, ma vengono anche dall'interno dei presidi ospedalieri, dall'interno dell'ambiente sanitario, evidentemente si faranno altre scelte. Io continuo a pensare quello che ho detto, a sostenerlo con me tanti cittadini, ma non, ripeto, non per fare polemica o per cercare responsabilità, anche questo è un messaggio importante. Non è il momento di trovare le responsabilità, ma è di fotografare la situazione e di assumerci la responsabilità, quello sì. Quindi è il momento della responsabilità e ciascuno di noi, in base al ruolo che svolge, alla funzione che ricopre, ha dei doveri di responsabilità verso la comunità che rappresenta o che dirige, e se c'è qualcosa che non va bene, la si deve dire ovviamente senza fare polemiche fini a se stesse, ma per il bene della collettività. Oggi abbiamo un'emergenza, è un'esigenza rispetto alla quale dobbiamo intervenire subito. Io spero che ne abbiano avuto contezza e consapevolezza, che l'ASL stia lavorando, non ho nessun dubbio. Il problema è trovare il modo più adeguato e la figura più adeguata per la situazione di emergenza che si sta conclamando. Prima di dare la linea allo studio a Jacopo Forcella per qualche domanda, ne faccio un'altra di domanda a lei, Sindaco. Lei prima diceva, giustamente, non è il momento questo di fare polemiche, però all'inizio del suo intervento diceva evidentemente qualcosa non ha funzionato nel modo migliore, nel modo più giusto all'inizio di questa emergenza. Le chiedo di essere un po' più esplicito, cioè cosa secondo lei non ha funzionato? Ma sulla prevenzione della diffusione all'interno delle strutture ospedaliere, dei presidi ospedalieri che andavano assolutamente preservati attraverso una serie di protocolli, ma li chiediamo da tempo, protocolli sanitari sia di carattere generale che interni ai singoli presidi e nell'ambito dei singoli reparti, oltre alla dotazione di dispositivi di protezione che ancora tanti reparti non hanno o hanno in misura insufficiente, oltre a un controllo, un monitoraggio attraverso questi tamponi che noi abbiamo richiesto, che finalmente si stanno svolgendo, sia per quanto riguarda il personale sanitario che per i pazienti. Ieri abbiamo avuto, anche per parlare insomma in riferimento anche ad altri territori, solo su Teramo città, la comunicazione dell'ASL, 27, poi in tarda serata sono diventati 28 nuovi casi, tutti derivanti dalla situazione dei tamponi sanitari e dai sanitari e ai pazienti. Quindi c'è un'emergenza che poi si ribalta, si riverbera sul territorio. Ecco qual è la differenza e non la polemica, la fotografia della situazione. Dopodiché, se si fotografa una situazione e si dà una indicazione su come uscirne, se questa è polemica, allora francamente qualcuno forse vuole che non si affrontino le questioni, non si fotografino, o si deve dire ma non c'è alcun tipo di problema, va bene così, però se si adotta questa strada poi c'è il rischio che non si mettono in campo gli strumenti di prevenzione e succede quello che è successo. L'ASL sta prendendo in mano la situazione, so che sta lavorando, ne abbiamo parlato questa mattina col direttore di Giosia, ma ripeto, è necessario farlo in modo adeguato, con strumenti adeguati, perché siamo fortemente, fortemente preoccupati di una situazione che, se non si interviene subito in modo straordinario e con figure straordinarie di carattere sanitario, rischia di andare fuori controllo. Parole ben chiare del sindaco d'Alberto. Jacopo, a te la linea per qualche ulteriore considerazione con il primo cittadino. Ovviamente puoi girare il buon pomeriggio al sindaco da parte mia. Paolo, tu hai fatto la domanda che cosa è andato storto, io invece riprendo l'inizio dell'intervento del sindaco quando ha detto chi doveva prevedere, evidentemente non ha previsto. Ecco, allora vogliamo dire, chi doveva prevedere, sindaco? Puoi girare questa domanda, Paolo. Allora, le mando i saluti di Jacopo Forcella, ovviamente il sindaco non ci può ascoltare perché non è collegato con l'auricolare. La domanda che si ricollega un po' a quella che facevo io,
io le avevo chiesto cosa non era andato per il verso giusto. La domanda del collega è chi doveva far sì che le cose andassero in un certo modo e invece non lo ha fatto. Insomma, ci sono dei responsabili, se così possiamo dire, e chi doveva prendere in mano questa situazione e non lo ha fatto. Ripeto, le responsabilità verranno, se ci saranno, verranno individuali, verranno accertate, verranno discusse in un momento in cui si sarà usciti da questa situazione di emergenza, che adesso è la priorità. Torno a ribadire, quello che è mancato è ciò che i medici e tutto il personale sanitario sta chiedendo da settimane: protocolli sanitari, percorsi sanitari per evitare la commistione tra il Covid e altre situazioni di patologia, quindi protocolli sanitari certi, dispositivi di protezione messi a disposizione, monitoraggio e controllo attraverso i tamponi della situazione del personale sanitario, oltre che dei pazienti, che stanno facendo adesso dopo le tante sollecitazioni che sono arrivate. Quello che è mancato è una guida, una prevenzione sanitaria di carattere strettamente sanitario nell'emergenza, per prevenire ciò che è successo in altri territori. Questo è mancato, quindi il profilo della tutela sanitaria, della direzione della guida sanitaria, il raccordo tra tutti i presidi per preservare e tutelare i presidi ospedalieri è un aspetto, insomma, diciamo, non lo diciamo ora, purtroppo veniva detto anche in precedenza, perché ci sono stati tanti momenti, tanti passaggi in cui anche i sindacati di categoria degli infermieri e dei medici avevano rappresentato questa situazione di criticità. Non lo facevano semplicemente per diciamo così, lanciare un allarme inconsapevole o esagerato, ma perché evidentemente anche sulla base di quello che era successo in altre parti del territorio nazionale, dove però fuori dagli ospedali c'era già un contagio diffuso e conclamato, purtroppo si è verificato anche all'interno dei nostri. Adesso si intervenga rapidamente in modo straordinario per uscire da questa situazione, preservare il Mazzini e preservare tutti i presidi ospedalieri, che sono il baluardo fondamentale per uscire da questa crisi. Jacopo, a te per qualche eventuale altra domanda. A proposito delle eventuali soluzioni, peraltro sono arrivate anche, ovviamente sono accavallate molte dichiarazioni. Per esempio, riporto l'ultima in ordine di tempo della consigliera di parità Brandiferri, che ha detto isolare in questo momento l'ospedale Mazzini di Teramo. Ecco, qual è la soluzione, se è solo quella di isolare alcuni reparti che sono stati contagiati, al netto del fatto che potrebbero esserci altre positività, e che tempi dobbiamo aspettarci per la risoluzione? Consigliera Brandiferri parla della possibilità di isolare eventualmente l'ospedale di Teramo o alcuni reparti. È questa una proposta che la trova d'accordo? E poi i tempi dell'eventuale isolamento dell'ospedale Mazzini di Teramo, Sindaco? Ma i tempi devono essere immediati, lo si sta facendo, quindi intervenire subito, intanto con la fotografia della situazione, con i tamponi, capire quali sono i reparti che sono stati maggiormente intaccati purtroppo dal contagio, isolarli, sanificarli e riportarli in una condizione di normalità. Condizione di normalità in questa fase per l'ospedale Mazzini, che deve essere l'ospedale di riferimento, significa innanzitutto cercare di consentire il lavoro in sicurezza ai medici, con protocolli sanitari, medici e infermieri, protocolli sanitari certi e di garanzia, ma di evitare ulteriori commistioni possibili tra l'attività di emergenza, urgenza, quella multispecialistica dell'ospedale Mazzini, che è un riferimento per tutta la provincia, e il rischio di un ulteriore contagio derivante dai pazienti Covid, che si sta lavorando appunto da tempo, insomma, perché è stato destinato all'ospedale di Atri come ospedale Covid, che va potenziato con questa funzione, e lasciare il Mazzini, preservare il Mazzini come ospedale di riferimento multispecialistico. Ecco cosa si deve fare: chiaramente un isolamento non tanto dell'ospedale in sé, ma dei reparti che sono stati intaccati, sanificarli subito e ripartire. Fermo restando che l'attività, pensiamo il day hospital dell'oncologia, comunque è andata avanti, c'è un'attività che comunque va avanti, perché dell'ospedale Mazzini la nostra provincia, tutta la nostra provincia, la nostra collettività,
i nostri cittadini per il loro diritto alla salute non possono fare a meno nella sua qualità di ospedale di riferimento. Ecco perché dobbiamo preservarlo in questa fase in modo straordinario. Purtroppo c'è questa emergenza, che lo si faccia subito attraverso anche una programmazione straordinaria che deve essere fatta in modo adeguato. Sindaco, prima di chiudere questo collegamento, poi andare tu e poi andiamo in chiusura. No, io volevo chiedere al sindaco che uno dei due destinatari della missiva del direttore sanitario della ASL Maria Mattucci, che risponde sia al sindaco di Teramo che al sindaco di Giulianova, dicendo che è stata delegata dall'unità di crisi e dal direttore generale a seguire l'ospedale Covid di Atri. Quando si reclama allora a questo punto una figura per l'ospedale Mazzini di Teramo, cosa vuol dire? Che mandare il direttore sanitario all'ospedale Covid di Atri a seguire l'ospedale Covid solo di Atri a questo punto è stato un errore? Allora, mandare il direttore sanitario Maria Mattucci dell'ASL di Teramo a seguire la questione dell'ospedale Covid di Atri, secondo lei cosa ha significato nel discorso che faceva anche lei di individuare una figura che potesse gestire questa emergenza? Chi ha mandato? Il direttore di Giosia avrebbe mandato la direttrice... Così è scritto nella nota. D'Atri, ma questo non so. Così è scritto nella nota. Ah, vabbè, insomma, questa non ho avuto modo di leggere approfonditamente. Dico semplicemente questo: la dottoressa Mattucci è la direttrice sanitaria di tutta l'ASL. L'emergenza non nasce dal momento in cui l'ospedale di Atri è stato individuato come ospedale Covid, ma nasce da prima. E mi sembra che abbia risposto a me al sindaco di Giulianova. Esatto, anche rispetto al sindaco ad alcune di dichiarazioni fatte forse in una trasmissione televisiva, non so. Io penso che piuttosto che ascoltare il sindaco di Teramo e il sindaco di Giulianova, che vanno ascoltati sotto il profilo istituzionale, è più opportuno ascoltare sotto il profilo sanitario le richieste che vengono dall'interno degli ospedali, dai medici, le istanze, le esigenze, perché evidentemente le esigenze e le istanze che provengono da chi sta sul fronte sono quelle che poi devono portare ad assumere le decisioni adeguate alle esigenze e all'emergenza che si sta vivendo. I sindaci lo fanno come autorità sanitarie locali anche perché cercano di farsi interpreti e di riportare la voce dei tanti medici che da settimane, medici, infermieri, personale sanitario, tutto, si rivolgono ai sindaci come tanti cittadini, come punti di riferimento, anche comunicativo. Ecco, quindi si ascoltino molto di più i medici, infermieri, tutto il personale sanitario, chi sta sul fronte, perché se le decisioni fossero state adottate sulla base delle esigenze che venivano fuori, forse qualcosa poteva cambiare. Sindaco, in chiusura, davvero cosa si sente di dire in questo particolare momento che sta vivendo la città di Teramo proprio con la questione che riguarda l'ospedale Mazzini? Cosa si sente di dire a tutti i cittadini, alla cittadinanza e ai cittadini di Teramo? Ma continuiamo a dire di avere fiducia, perché tutte le azioni che le istituzioni portano avanti sono finalizzate a mettere in sicurezza la popolazione, il loro diritto alla salute. Il fatto che stiano uscendo questi casi positivi è frutto di verifiche, quindi vuol dire che c'è un controllo che è stato messo in campo, che quindi è finalizzato a ripristinare una condizione di ordinarietà, quindi assolutamente un messaggio di fiducia. Lo stiamo affrontando ciascuno per le sue competenze. Dobbiamo fare di più. Ai cittadini diciamo restate a casa, rispettate le regole, ma lo stanno facendo. Noi come istituzioni dobbiamo metterli in sicurezza proteggendo penso il personale sanitario, chi ci sta proteggendo ormai da diverse settimane. Grazie al primo cittadino, al sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, per aver accettato il nostro invito in questa particolare giornata per la città di Teramo dopo l'emergenza scoppiata al Mazzini. È tutto da Palazzo di Città, linea che può tornare allo studio. A te, Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente al sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale perché le ripercussioni sull'economia abruzzese saranno devastanti. L'allarme lanciato dall'assessore regionale Mauro Febo, secondo cui occorre subito stanziare nuove risorse e comporre un istituto di credito regionale.
In Abruzzo stanno chiudendo tra il 30 e il 40% delle piccole e medie imprese. E questo l'allarme lanciato dall'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo. Qui ci sono delle grosse problematicità. La prima in assoluto è quella della mancanza di liquidità. L'accesso al credito oggi in Abruzzo è difficilissimo, ancora più difficile rispetto alle altre regioni, perché in Abruzzo non abbiamo più istituti di credito regionali. La soluzione su cui la regione continua a puntare è la fusione tra FIRA, la finanziaria regionale, e Abruzzo Sviluppo, la società di promozione industriale, così da formare una sorta di istituto di credito regionale che possa immettere liquidità nell'economia del territorio. In ogni caso la questione, secondo Febbo, non può essere risolta unicamente dalla regione né da Roma, ma servirà all'apporto fondamentale dell'Unione Europea. Due cose importanti su cui vogliamo intervenire. La prima è quella di continuare quella politica di accesso al credito e quindi cambiare la modalità di emettere bandi, ma poi soprattutto c'è quello che a noi oggi stiamo valutando e stiamo già concordando con la Commissione Europea, quella del fondo perduto relativo alla perdita di volume di affari. Qui ci sono attività che si sono interrotte, che hanno chiuso, ci sono attività che vengono danneggiate, che devono essere diciamo aiutate, sostenute nella ripresa. Infine l'assessore va all'attacco del governo. I 25 miliardi finora stanziati, ha dichiarato Febbo, sono assolutamente insufficienti. Anche noi, se non ci attestiamo sui 350-400 miliardi, credo che non ne usciamo da questa situazione. E l'emergenza si abbatte anche inevitabilmente sul mondo dei trasporti. Tua SPA ha operato una progressiva rimozione delle corse e quei pochi bus che viaggiano sono pressoché vuoti. La diminuzione dei ricavi è del 90%. Ne abbiamo parlato con il direttore generale Maximilian Di Pasquale. La situazione è chiaramente in evoluzione e segue l'andamento delle diverse ordinanze e dei diversi DPCM, caratterizzandoci comunque come servizio essenziale. Facendo una brevissima panoramica, si è iniziato con la sola eliminazione delle corse bis nel periodo in cui si è disposta la chiusura delle scuole. Si è andati via via con le diverse riduzioni che ci sono state. Oggi siamo su percentuali di servizio che variano dal 26-27 al 40% in alcune aree, con naturale chiusura del servizio per quelle che sono le zone rosse. Si è cercato di lasciare salve le corse legate al pendolarismo, quindi le corse in prima fascia di mattina, prima coppia di corse, con un ritorno in alcuni casi sia nell'orario compreso tra le 13 e le 14, in alcuni casi anche con un orario compreso tra le 17 e le 18. Avete preso insomma anche dei provvedimenti per garantire anche all'interno dei mezzi il cosiddetto distaccamento sociale, no? Mantenere le distanze di sicurezza tra ogni singolo individuo? Abbiamo previsto il distanziamento, abbiamo avviato una campagna via web e adesso metteremo delle distanze. E le sedute sono previste, ma sono già uscite degli avvisi per l'utenza, un posto sì e un altro no. Abbiamo dato delle circolari al personale viaggiante indicando il numero massimo di persone che può salire per ogni categoria di autobus, quindi gli utenti sono garantiti, gli autobus sono sottoposti a sanificazione certificata, ogni autobus quando rientra c'è un nostro responsabile che va a vedere il trattamento che viene effettuato sull'autobus. Il problema non è quello, o meglio sì, il problema della sicurezza è fondamentale, ma con i numeri che ci stanno su ogni autobus il problema principale è che non viaggia nessuno, quindi con 3-4 persone che viaggiamo da questo punto di vista gli utenti sono più che garantiti. È calato comunque il numero di persone che accedono al servizio? Allora, purtroppo non è che è calato in modo drammatico, si è passati da una riduzione iniziale del 50%, via via a crescere, oggi stiamo su una riduzione dei ricavi da traffico che si attesta oltre il 90%.
la regione si farà carico, diciamo, della tenuta economica in questa fase di grandissima flessione delle corse e anche dei clienti che usufruiscono dei vostri servizi? Diciamo che il problema non è solamente di Tua, è un problema delle aziende, di tutte le aziende operanti nel trasporto pubblico locale. Ci sono state delle proposte avanzate sia da Tua come azienda pubblica e sia d'accordo con Astra, che è la nostra associazione datoriale, con ANAV, che è l'associazione datoriale delle aziende private, e con Confindustria. Le proposte sono, diciamo, abbastanza semplici, non onerose per la regione. Diciamo, l'accoglimento delle nostre proposte è la condizione per vivere, ma a livello di sistema. Considerate che ogni azienda per sicuramente il mese di marzo, quasi sicuramente il mese di aprile, non si sa per quanti altri mesi, avrà delle riduzioni sui ricavi di traffico, per cui alcune potrebbero veder compromessa la stessa esistenza se non si intervenisse. La priorità è l'emergenza sanitaria, ma bisogna pensare subito anche alle misure economiche che possono far partire il paese. Il tessuto economico e commerciale di Pescara è stravolto dal blocco delle attività per fronteggiare l'emergenza coronavirus e gli interventi previsti dal decreto Cura Italia non sono affatto sufficienti. Il sindaco di Pescara Carlo Masci lancia così un appello al premier Giuseppe Conte. Il governo sta varando in successione provvedimenti che incidono profondamente nella battaglia contro il coronavirus, ma che incideranno anche sul dopo, quando il coronavirus sarà sconfitto. Allora dovremo ricostruire un tessuto sociale, produttivo ed economico. Ma per far questo dobbiamo porre subito le premesse. Pescara è una delle città che per sua natura rischia di essere stravolta nella sua identità e zavorrata nella ripresa economica. Caro Presidente Conte, il colpo è stato duro e il governo deve dare adesso le risposte che noi sindaci e io in prima persona chiediamo per preparare il terreno della rinascita, ora, non in seguito, perché non ci possiamo permettere di dover operare in un quadro in cui riprendere la vita normale richiederebbe uno sforzo insostenibile senza il supporto indispensabile che lo Stato deve fornire nella misura, nei modi e soprattutto nei tempi giusti. Pescara è una città dalla spiccata vocazione commerciale che è sempre stata un polo importante del Medio Adriatico e che rischia di rimanere colpita in profondità in uno dei suoi più forti elementi identitari. Il tessuto produttivo e sociale cittadino va messo in sicurezza, né più e né meno come si sta facendo questi giorni con le persone. Al governo chiedo sin d'ora e continuerò a chiedere in seguito provvedimenti forti, perché il rigore del presente non può essere disgiunto dalla chiarezza per il futuro. Occorreranno la certezza di disponibilità di liquidità, il tempismo nelle iniezioni di denaro e idee lungimiranti per superare questa fase nella quale siamo stati travolti dall'epidemia di coronavirus, che ha avuto tra le prime manifestazioni evidenti la chiusura a raffica delle attività commerciali. Le saracinesche chiuse nelle vie cittadine sono la negazione stessa dell'immagine di Pescara, una città solitamente viva e luminosa, che adesso appare irreale nel suo silenzio e nelle sue insegne spente. Tutti devono essere aiutati a ripartire. L'energia per scongiurare una crisi economica dopo la crisi sanitaria deve arrivare dallo Stato e non può certamente essere limitata ai 600 euro, che oggi non garantiscono neppure una linea di galleggiamento e domani non consentiranno certamente di evitare di essere sommersi dall'onda di riflusso delle attività chiuse. Caro Presidente Conte, come oggi siamo in prima linea per fronteggiare l'emergenza coronavirus, lo saremo altrettanto per far rialzare le saracinesche, far rivivere gli studi professionali, far ripartire le piccole imprese e gli artigiani, ridare slancio alla ristorazione e a tutti gli operatori dei settori enogastronomico, turistico e agricolo, per ridare fiducia e speranza ai cittadini e riportare Pescara a essere quella che era e possibilmente anche migliore, ma abbiamo bisogno di uno Stato che prenda a cura veramente e non a parole quel mondo delle partite IVA che a Pescara e in Italia costituisce da sempre la spina dorsale del nostro vivere quotidiano.
Salgono a quota 32 i casi positivi accertati ad Ortona. Il sindaco Leo Castiglione reitera a Regione Abruzzo e ASL Chieti la richiesta di istituire la zona rossa a Villa Caldari. I dati alla data odierna su Ortona parlano di 32 casi positivi, compresi 5 deceduti. Di questi 32 casi, 16 sono fanno riferimento alla frazione di Villa Caldari e gli altri 16 tutti sul restante territorio, sia frazioni che centro urbano. Oltre alle decine di persone sottoposte a quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva su tutto il territorio, ma sempre con la maggior col maggior numero sempre sulla frazione di Villa Caldari. Per questi motivi, che al fine di ridurre il propagarsi del virus, ho ritenuto opportuno ieri ripresentare istanza al presidente della Regione Abruzzo Marsiglio, all'assessore Veria, al direttore generale Shell, appunto di istituzione della zona rossa per la sola frazione di Villa Caldari, oltre che sempre sulla stessa frazione una sorveglianza attiva massiva appunto con i tamponi. E questa richiesta è avvalorata anche dal fatto che i decessi che ci sono stati, due decessi sul comune di Crecchio più i due di Arielli più i 9 casi positivi sempre del comune di Crecchio, a detta della ASL, fanno riferimento alla genealogia infettiva appunto della frazione di Caldari. Quindi per queste ragioni ho ritenuto opportuno presentare questa istanza al fine di limitare al massimo il movimento dei residenti sia in entrata che in uscita della frazione. Certamente sarà un modo per cercare di distruggere prima possibile questo virus, ma invito nuovamente i cittadini a non uscire di casa, perché solo così potremo tornare prima possibile alla vita normale di ogni giorno. Dalla prossima settimana l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo aumenterà la capacità di elaborazione dei dati sui tamponi per il coronavirus, arrivando a processare 550 campioni al giorno. Ad annunciarlo è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi ha avuto contatti costanti con il direttore generale dell'IZS, Nicola D'Alterio, che spiega come il primo giorno siano stati lavorati 36 tamponi, ma già dalla scorsa settimana la media quotidiana si era alzata a 140, un incremento costante con una media giornaliera di 240. Solo ieri sono stati analizzati 360 campioni. Da lunedì saremo in grado di aumentare la quota fino a 550 al giorno, con la possibilità di incrementarla ulteriormente fino ad un massimo di 650 da tutto l'Abruzzo. Non è peregrina l'ipotesi di un aumento, ha detto Biondi, delle richieste di analisi dei tamponi, e anche per questa ragione all'ospedale dell'Aquila si sta valutando la possibilità di individuare una soluzione che consenta di esaminare i campioni Covid proprio in sede. Vedremo se sarà così. E a 3 anni dalla tragedia di Rigopiano, l'inserimento all'interno del cratere sismico, Farindola insieme ad altri comuni dell'area vestina è stata inserita nella nuova zona rossa. A fare il punto della situazione è il sindaco Ilario Lacchetta, soprattutto per quanto riguarda ricostruzione e agricoltura. Stefano Recanati. Sindaco di Farindola Lacchetta, nei giorni scorsi ci eravamo sentiti, avevamo già annunciato e parlato della possibilità di una zona rossa nel comune di Farindola. È arrivata, è passato già un primo giorno. Com'è la situazione, com'è andata questa prima fase di adattamento, e poi com'è la situazione dei contagi nel suo comune? Un provvedimento atteso da parte della Regione Abruzzo, che serve sicuramente a contenere quelle che sono il numero dei contagi e a limitare anche la propagazione verso l'area metropolitana. È chiaro che è un ulteriore sacrificio per la mia comunità, perché nessuno può uscire dalla zona rossa per nessuna ragione, al netto degli operatori sanitari che chiaramente in maniera egregia vanno a compiere il proprio dovere. Per quanto riguarda la situazione contagi, diciamo che fortunatamente è contenuta, in quanto abbiamo 6 positivi, di cui 2 sono domiciliati in altro comune, 2 sono asintomatici e 2 sono in sorveglianza sanitaria a casa, ma con sintomi lievi.
Anche le persone in quarantena che sono riconducibili a queste famiglie sono limitate. Quindi è una situazione che dobbiamo cristallizzare con l'impegno di tutti affinché non ci siano ulteriori contagi. Sono fiducioso e vedo quotidianamente che la cittadinanza risponde bene con grande senso di responsabilità, e quindi a loro va il mio sentito ringraziamento per questo enorme sacrificio che stanno compiendo. Ecco, Ilario, avevamo già parlato nei giorni scorsi di quanto sia difficile continuare ad andare avanti visto quello che è successo già 3 anni fa a Rigopiano e nel suo comune. Ecco, ricordiamo che poi Farindola fu inserito all'interno del cratere sismico, si sono avviati anche tanti cantieri che però adesso, siccome c'è zona rossa, questi cantieri vanno fermati. Non so se è così la situazione o possono andare avanti. No, i cantieri sono stati sospesi dall'ordinanza 15 del governatore Massiglio. Questo chiaramente comporta ulteriori ritardi rispetto a una ricostruzione che non è mai decollata, perché mentre per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo fatto numerosi interventi di messa in sicurezza e di consolidamento, la ricostruzione privata purtroppo stenta a ripartire. Questo è un ulteriore dramma per quelle persone che sono fuori casa da ormai 3 anni e che non vedono la luce in fondo al tunnel. Ecco, tante aziende, soprattutto agricole di pastorizia all'interno del suo comune, com'è la situazione per queste aziende che comunque già arrancavano negli anni passati, nei giorni passati? Sì, la situazione per quanto riguarda il settore agricolo è drammatica, in quanto oltre chiaramente a un settore in sofferenza da anni, ci si è aggiunta anche l'ultima gelata degli ultimi giorni, quindi con l'appropinquarsi di Pasqua, che spesso rappresentava anche una boccata d'ossigeno con la vendita degli agnelli, difatti siamo è un settore in profonda sofferenza, quindi auspico che la regione e l'assessore imprudente possano dare risposte concrete a queste povere persone. Sindaco, l'ultima per chiudere, voi avete anche uno sportello bancario sul vostro comune, sappiamo che era chiuso e invece adesso è tornato tutto alla normalità. Sì, un braccio di ferro con la direttrice di filiale, che ringrazio, perché i cittadini erano costretti a spostarsi nella vicina Penne, quindi posso assicurare alla comunità che da lunedì riaprirà lo sportello nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, previo appuntamento. Questo per consentire magari a chi non ha una tessera bancomat di fare l'operazione di prelievo ed effettuare correttamente la spesa o acquisti farmaceutici, così come sta garantendo la Posta, che siamo sempre in contatti con la direttrice regionale Erminia Grippo, che ci dà assistenza quotidiana su ogni tipo di disservizio. Gran lavoro la notte scorsa per gli uomini dei vigili del fuoco del comando di Pescara, impegnati ininterrottamente per far fronte a numerosi allagamenti avvenuti a Pescara in alcuni centri della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in diversi stabili dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua e in alcuni cantieri dove erano stati sospesi i lavori per l'emergenza coronavirus. Nel pescarese diversi centri colpiti dalla pioggia caduta per oltre 24 ore. In risoluzione i problemi di interruzione dell'erogazione di energia elettrica che sempre per il maltempo avevano interessato ieri il pescarese. Oltre 20 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Teramo durante la notte scorsa. I comuni maggiormente colpiti sono stati quelli di Teramo, Bellante, Mosciano Sant'Angelo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvia Atri. Particolarmente impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto, che dopo l'una di notte sono stati impegnati per spegnere un violento incendio che ha interessato un deposito di reti da pesca ed arredi di circa 600 metri quadrati, posto al primo piano di un fabbricato ubicato sulla strada statale 16 nei pressi dell'hotel Boston a Silvi Marina. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio dopo ore di duro lavoro. Si è reso anche necessario evacuare un appartamento adiacente alla porzione dell'immobile raggiunto dalle fiamme. Questa mattina invece intorno alle 7 una squadra del comando di Teramo è intervenuta a Piano d'Accio nel sottopasso ferroviario sulla SP18 per recuperare una Fiat Punto con una persona a bordo. Giunti sul posto, i vigili hanno notato l'auto quasi completamente coperta dall'acqua, con all'interno una 47enne che si stava recando sul posto di lavoro. I vigili, dopo aver rotto il finestrino del lato passeggero, sono riusciti a raggiungere la donna, estrarla dall'abitacolo e a portarla in salvo. La donna è stata poi trasportata all'ospedale di Teramo per le cure del caso, visto che ha accusato anche un principio di ipotermia.
Altro effetto collaterale dell'emergenza in atto riguarda la violenza domestica. Infatti, per le donne che subiscono violenza in questo periodo di quarantena è più difficile chiedere aiuto e aumentano le difficoltà anche per chi offre loro assistenza. Vediamo. In forte diminuzione le denunce per violenza domestica da quando persiste l'emergenza coronavirus. Questo però non significa che vi siano meno episodi di violenza. Le donne infatti in questo periodo di isolamento sono intrappolate col proprio aguzzino e per loro è più difficile chiedere aiuto ai centri antiviolenza e ai propri cari. Anzi, chi offre assistenza a chi subisce questo tipo di situazioni teme che quando l'emergenza cesserà ci sarà un'esplosione delle richieste di aiuto. Le donne in qualche maniera limitano i contatti con il centro di violenza per motivi di sicurezza e di tutela personale, perché potrebbe essere comunque sentita, lui potrebbe scoprire che la donna contatti il centro. Quindi assolutamente noi sappiamo che dalle poche chiamate che ci sono arrivate in questi giorni, che ci sono comunque le donne che seguiamo che in questo momento stanno vivendo con la paura questi giorni in casa, perché comunque hanno paura dell'uomo che hanno a fianco, del maltrattante. Noi temiamo molto che ci sia prima o poi un'esplosione di episodi, perché la tensione aumenta, la convivenza è forzata e quindi molte donne molto probabilmente si troveranno in una situazione difficile. Ciò non significa che la violenza non c'è, anzi sappiamo che è tutto ancora di più vissuto in solitudine dalle donne in casa. L'associazione Ananche opera principalmente sulla provincia di Pescara e ha raggiunto quota 1000 contatti l'anno. In 15 anni di lavoro il trend delle richieste d'aiuto è sempre stato in crescita e da quando è subentrata l'emergenza coronavirus il centro antiviolenza ha dovuto adattare le proprie modalità di intervento. La sede operativa l'abbiamo dovuta comunque chiudere per motivi, insomma, dei provvedimenti nazionali e regionali di questa emergenza Covid, però in verità abbiamo sopperito dando disponibilità H24 su un numero di telefono per contattarci. Possiamo effettuare colloqui ad hoc direttamente via Skype su appuntamento. Se hanno bisogno, se proprio c'è un'emergenza, noi interveniamo anche fisicamente, questo non l'abbiamo escluso. Il telefono, un computer, che sia, è uno strumento che è facilmente controllabile dal maltrattante, quindi è un po' un deterrente, problema che oggi non abbiamo altra strumentazione. La violenza domestica, che sia fisica o psicologica, è un abuso per cui non esistono scusanti. Il maltrattante non agisce in base a un raptus, un gesto involontario di cui anche lì sarebbe vittima. La violenza scaturisce da un rapporto impari tra uomo e donna, una zavorra culturale di cui la nostra società non è riuscita a liberarsi. I numeri di telefono sono sempre quelli del centro antiviolenza, che è lo 085 43 15 294, ci può chiamare. Può chiamare le forze dell'ordine, comunque insieme in rete noi in qualche maniera l'aiutiamo, al di là di tutte le difficoltà temporanee, non sono sole, quindi devono farsi forza, prendere il telefono e chiamare. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Il prossimo aggiornamento, come di consueto, con il nostro telegiornale per le ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon pomeriggio, se lo volete, con i nostri programmi.